Parliamo di spannolinamento? So che è un tema caldissimo, infatti ne ho parlato qualche giorno fa, nelle stories su Instagram e subito mi sono arrivate un sacco di domande. Questo perché ho cominciato da qualche tempo lo spannolinamento della mia figlia più piccola e quindi è il terzo per me, per cui ho sicuramente accumulato un po' di esperienza e oggi voglio condividerla tutta con voi in questo video. Ciao, sono Eco Vegan Mama, ma puoi chiamarmi Sara. Oggi rispondo a tutte le vostre domande sullo spannolinamento. Ve l'ho chiesto su Instagram, me ne avete mandate un bel po', io le ho raccolte tutte qui e oggi voglio fare un video in cui rispondo veramente a tutto. Unico disclaimer, io parlo ovviamente per la mia esperienza, quindi parlo per quello che è successo a me. Comunque io ho fatto tre spannolinamenti, sto facendo quello con la mia figlia più piccola. Per cui ho comunque l'esperienza di tre bambini e ho seguito un metodo un po' particolare, ma sicuramente ne parleremo nel corso del video. Ma se mi seguite da un po' avete già visto anche dei video proprio specifici su questo tema. Magari inizio a lasciarvelo qua nelle schede così sapete cosa andare a vedere dopo questo. Ma cominciamo subito con le domande. Il mio ha paura del vasino. Sì, sicuramente il vasino, soprattutto se non viene introdotto da subito come parte dell'ambiente, se arriva così di botto a un certo punto, magari anche quando il bambino è già un po' grandicello, può fare paura. È una cosa completamente nuova che non si è mai vista, è un cambio radicale. Il mio consiglio è quello di creare una postazione vasino che sia accattivante per il bambino, che sia piacevole. Io quello che ho fatto per mia figlia è stato prendere un cestino, metterci dentro due o tre dei suoi libretti preferiti, ovviamente libri adatti a una bambina piccola, quindi sono i classici libri cartonati con le figure, quelli che le piacciono di più, un paio di giochini che magari fanno rumore quando si scuotono. E così lei ha subito associato il vasino comunque a un momento piacevole in cui succedevano cose piacevoli. Già il fatto di sedersi e poter prendere un libretto ho visto che l'aiutava molto a stare lì. E poi anche la compagnia, quindi non si può pensare che all'inizio un bambino si sieda sul vasino e stia lì da solo. Stai lì con lui o con lei e fai qualcosa per intrattenerlo, per fargli passare il tempo, per aiutarlo a rendere più piacevole questo momento. Una cosa che io non ho mai fatto, però così a naso mi sembra una buona idea, è anche quello di utilizzare il gioco simbolico con dei pupazzi o delle bambole e farli andare sul vasino. Si potrebbe anche introdurre magari un vasino giocattolo per uno dei pupazzi preferiti del bambino, in modo che possa ricreare il momento vasino anche all'interno del gioco. Ciao, come capire se sono pronti? Il mio 19 mesi indica il pannolino quando fa cacca pipì. Grazie. Grazie a te per la domanda. Allora, secondo il mio approccio, che è quello di uno spannolinamento molto 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 precoce rispetto ai tempi standard canonici che si usano oggi in Occidente, è quello di utilizzare comunque un approccio di elimination communication, quindi di proporre il vasino WC o quello lavandino, quello che sia, fin da subito con un bambino molto piccolo, in modo che si abitui quantomeno a prendere coscienza delle sue evacuazioni, cioè prendere coscienza del fatto che succede qualche cosa. Vedere la pipì, vedere la cacca, perché purtroppo quello che succede tenendo sempre solo ed esclusivamente il pannolino fino a una certa età è che il bambino proprio non si rende conto di quello che succede e quindi poi bisogna aspettare che sia molto consapevole per poter pensare a uno spannolinamento. Quando invece con l'elimination communication si introduce il vasino, comunque l'evacuazione senza pannolino, fin da subito o in ogni caso molto molto presto, allora il percorso diventa più fluido, più graduale e non c'è proprio un momento in cui il bambino è pronto, ma c'è un percorso graduale, appunto, in cui si comincia per esempio a notare che il bambino non fa più pipì in continuazione, ma magari comincia a fare pipì 4-5 volte al giorno e passa un certo tempo tra una pipì e l'altra. Allora si può iniziare, per esempio, a togliere sempre il pannolino per fargli fare la pipì nel vasino o sul water e così piano piano si elimina. Per togliere il pannolino del tutto, per me un passaggio fondamentale è che il bambino cammini, nel senso che quando il bambino cammina è molto più facile che possa prima di tutto andare sul vasino da solo se ne ha bisogno.
ma anche per esempio, quindi non si può pensare che all'inizio un bambino si sieda sul vasino e stia lì da solo. Aiutarti a capire quando ha bisogno di andare in bagno perché ci va autonomamente e ci può andare insomma camminando agevolmente. Quindi per me, se il bambino ha fatto elimination communication, nel momento in cui cammina si può cominciare a vedere se si riesce a togliere il pannolino. Sicuramente quello che dicevano nel messaggio, e cioè essere consapevoli di quando c'è stato di quando è stato fatto qualcosa nel pannolino, è sicuramente un ottimo segnale per dire ok, possiamo provare. Un attimo di pausa, mi raccomando, io lo vedo dalle statistiche che in tantissimi di voi guardate i miei video ma non siete iscritti al canale. A voi non costa niente cliccare sul bottone iscriviti e per me è importantissimo. È un modo che mi permette di restare qui a creare contenuti con costanza e con passione, dandovi tanti contenuti gratuiti tutti i giorni. Quindi mi raccomando, se non sei iscritto al canale, prenditi un attimo adesso, clicca sul bottone iscriviti. L'hai fatto? Sei cliccato? Andiamo avanti con il video, grazie. Poi Clarissa mi chiede se la bambina non prende più il seno la notte. Sì, lo prende. Non spessissimo, non sta facendo un sacco di risvegli ultimamente. Forse si sveglia una volta di notte e poi a quella fase di sonno leggero che penso cominci verso le 5 del mattino, in cui fondamentalmente si attacca e rimane attaccata finché non ci alziamo, perché non ritorna più nel sonno pesante. Però è più una suzione non nutritiva, non penso che prenda questo gran latte. Leti mi dice: anche noi elimination communication ma bloccati con spannolinamento da 3 mesi, bimba di 22 mesi. Allora, ci sta. Se avete visto i miei video sull'elimination communication, tipo quello che vi ho lasciato prima nelle schede, saprete che l'elimination communication non è un percorso in linea retta, ma è un percorso fatto assolutamente di alti, bassi, miglioramenti e regressioni. È normalissimo che sia così. Il mio unico consiglio è quello di non demordere, cioè di non dire ah ok, non lo vuole più fare, mollo tutto, ma cercare comunque di andare avanti nel percorso senza essere pressanti. Cioè è chiaro che se è un momento in cui si rifiuta di stare sul vasino, io non è che prendo il bambino e lo metto sul vasino ogni mezz'ora per farlo strillare, no, però il vasino rimane sempre lì. Magari cerco comunque di proporlo in quelli che sono i momenti più facili, appena sveglio al mattino, il rientro da una passeggiata, subito dopo mangiato, e vedere se quello può aiutare. Una cosa che secondo me aiuta molto a sbloccare è anche il cambio di location, di presentazione. Quindi se magari ho sempre usato il vasino, proviamo a passare al riduttore. Se ho sempre usato il riduttore, proviamo a passare il vasino. Proviamo a spostare il vasino in un'altra stanza e magari creargli intorno un altro cestino, un'altra occasione di gioco diversa, e vedere se così riusciamo a superare il blocco. Noi appena fatto, che liberazione! Sì, mamma mia, non vedo l'ora di finire con la piccola. E un po' chiaro, c'è anche un po' di malinconia, perché è comunque la mia ultima bambina, quindi metteremo via i pannolini lavabili definitivamente. Mi fa un po' strano comunque dopo 6 anni pensare di non avere più i pannolini in giro. Però anche che liberazione, cioè all'atto pratico che liberazione. Una domanda basica che ci vuole: come iniziare? Come iniziare? Assolutamente presentando, introducendo il vasino o la posizione a ranocchia se il bambino è più piccolo. A prescindere, non pensate è pronto, non è pronto, non importa, è comunque una cosa buona il fatto che prenda consapevolezza di come funziona la fisiologia del suo corpo. Quindi incominciate a introdurlo e incominciate con la pipì più facile della giornata, cioè quella appena svegli. Prendete l'abitudine appena svegli. È importante non far passare molto tempo, perché se il pannolino era asciutto e io dopo che si è svegliato glielo lascio su ancora mezz'ora, è facile che la faccia nel pannolino. Ma se prendete l'abitudine appena svegli, si toglie il pannolino e si va a fare la pipì, quella è una pipì molto facile ed è un ottimo punto di inizio. Sara chiede: hai fatto aggiustamenti, hai notato differenze tra maschio e femmina con il potty training? Questa è una bella domanda, perché in effetti credo che un po' di differenza ci sia, però non tanta da generalizzare e da dire tutti i bambini maschi saranno così, tutte le bambine femmine saranno così.
Alla fine io devo dire che c'è stata moltissima differenza tra il mio primo figlio e la mia seconda figlia, però poi la mia terza figlia sta facendo ancora un'altra cosa diversa, quindi non posso dire che siano differenze legate proprio all'essere maschio e all'essere femmina. Una cosa che è stata molto diversa è che io, avendo avuto il primo figlio maschio, avevo trovato abbastanza facile gestire da subito le pipì in giro, perché mi ero procurata una sorta di pappagallo con una chiusura ermetica. Io me lo portavo dietro, letteralmente in borsa, nello zaino, e quando gli scappava la pipì, se eravamo in un momento in cui non si riusciva a raggiungere un bagno, usavo quello, facilissimo. E chiaramente con una bambina è anatomicamente un po' più complesso, e quindi noi abbiamo dovuto imparare subito a trovare altri metodi. Io comunque vivo in un posto non particolarmente urbanizzato, quindi molto spesso ce la siamo cavata semplicemente con una posizione accovacciata e facendo pipì un po' come i cagnolini in giro. Però ecco, invece con il maschietto era stato molto più comodo, devo dire, portarsi dietro questa bottiglietta fatta apposta. Un'altra differenza che avevo notato, però qui poi vi saprò dire come va con la terza bimba, se fa uguale a sua sorella o se anche lei fa una via di mezzo. Ho notato che con la mia seconda figlia, diciamo, quando ha imparato a farla da sola nel vasino, boom, ha imparato, non ci sono stati strascichi. Mentre invece con il mio primo figlio era assolutamente autonomo, era assolutamente pronto per essere spannolinato, per stare senza pannolino. Però abbiamo avuto un problema di perdite di gocce che si è protratto lunghissimamente nel tempo, e questa cosa invece con la bimba non mi è assolutamente successa, e penso che questo sia più caratteristico dei bambini che delle bambine. Bimbo di 2 anni, non so da dove iniziare, non vuole nemmeno provare a sedersi sul vasino. Sicuramente senza forzature, cioè non trasformiamo il vasino in un nemico in un momento di stress, perché altrimenti stiamo aggiungendo un problema su un problema e difficilmente ne usciremo. A 2 anni io punterei tanto sul gioco simbolico, quindi non metterei proprio di mezzo lui in prima persona, ma prendiamo il bambolotto, l'orsacchiotto, il pupazzetto, Spider-Man del caso, e gli facciamo fare pipì tutte le mattine per una settimana. Magari, se non è l'abitudine di casa, lasciamo anche più spesso la porta aperta del bagno quando facciamo pipì noi, e mostriamogli che è una cosa normale, che le persone fanno la pipì in un posto, non se la fanno addosso. E vediamo come va. Se un po' le fanno nel vasino e un po' addosso, è normale all'inizio o non è pronta? È normalissimo. Normalissimo, normalissimo, soprattutto in uno spannolinamento precoce come quello che sto facendo io. Non si può pensare a quello che avrete sicuramente sentito del metodo dei 3 giorni, in un weekend passi da solo pannolino a solo bagno. Questo secondo me si può pensare con un bambino di 2 anni e mezzo, con un bambino di 3 anni che ha la consapevolezza proprio, cioè, ci arriva con la testa al fatto che si deve trattenere prima di andare in bagno. Invece un bambino molto piccolo, io ho sempre spannolinato prima dei 18 mesi, non ci può arrivare con la testa, ci deve arrivare con l'esperienza, e quindi è un percorso più graduale e fatto di piccoli step. Quindi sì, assolutamente i primi giorni, magari tutta la prima settimana, i primi 10 giorni sono di qualche pipì nel vasino e qualche pipì per terra, oppure tengo un pannolino sempre su di emergenza e mi faccio lo sbattimento di toglierlo e rimetterlo tutte le volte che propongo il pannolino. Però sì, normalissimo. Di notte come fai? Lo spannolinamento di notte e di giorno sono 2 cose separate, secondo me. Io ho sempre trovato che quando si inizia a fare la pipì nel vasino e si riesce a fargliela fare prima di andare a dormire, almeno per i miei figli, da lì c'è sempre subito stato il pannolino asciutto tutta la notte, anche da molto presto. Infatti, anche se vi dico che pannolino giorno e pannolino notte sono 2 cose diverse, comunque nella mia esperienza io li ho sempre tolti praticamente insieme. Adesso con la mia ultima bambina glielo sto ancora lasciando di notte, però devo dire che nelle ultime 2 settimane, che è quando ci sto facendo veramente caso, ma era già da un bel po' di tempo, avrà bagnato il pannolino di notte forse un paio di volte. Ed è sempre stato perché avevamo avuto delle messe a letto un po' complicate nella gestione di tutta la famiglia, di tutto il traffico che c'è in questa casa, e quindi non aveva fatto la pipì bene prima di andare a dormire. Però diciamo che il mio consiglio per la notte è quello di vedere prima
una serie di pannolini asciutti consecutivi per più giorni e poi provare a toglierlo. Ah, secondo suggerimento, nel momento in cui lo togliete, mettete un vasino proprio vicino al letto, in modo che la mattina, appena ci si sveglia, vrom, diretti sul vasino, perché se hanno tenuto la pipì tutta la notte, al mattino ne devono fare un po' e magari non ci arrivano dal letto fino al bagno. Alessia che mi chiede: ciao Sara, vorrei saperne di più su Elimination Communication, magari anche suggerimenti su libri. Allora, esiste proprio il libro del metodo e anche un sito internet, però è tutto materiale in inglese, se volete ve lo lascio qui sotto in descrizione. Altrimenti io sinceramente praticamente tutto quello che ho imparato qui su YouTube. Ci sono diversi video di persone che l'hanno fatto, di esperienze, di testimonianze. Per me sono state super utili, anche queste tutte in inglese, in italiano ci sono i miei. Ne trovate due sul canale, uno specifico sull'elimination communication e uno su tutta la routine con un bambino molto piccolo, in cui ne parlo, e quelli sono ottimi punti di partenza. Da ignorante, spiega come usi il vasino in macchina, sono curiosissima. Allora, questo passo fondamentale, perché quando si esce di casa cosa si fa? Secondo me è controproducente andare avanti troppo tempo a mettere il pannolino per uscire. Va bene i primissimi giorni, ci sta, cioè anch'io non è che così debotto tolgo il pannolino sia in casa che fuori, però qualche giorno, una settimana, poi basta, perché secondo me sennò poi anche per il bambino diventa un po' una confusione. Ma come in casa facciamo super attenzione, la faccio sempre nel vasino, invece quando usciamo, quando siamo in giro, me la devo fare addosso. Come funziona sta cosa? Però bisogna essere consapevoli del fatto che i bambini sono piccoli, non hanno una grande tenuta, quindi non è che se ti avvisano che devono fare pipì tu hai tempo di andare a cercare un bagno pubblico. No, ti avvisano, gliela devi far fare. Per cui io mi trovo bene così, con un vasino da tenere nel bagagliaio, e semplicemente gli faccio fare la pipì lì nel bagagliaio. Poi ripeto, vivo in un posto non molto urbanizzato, quindi quando nel vasino c'è la pipì mi guardo intorno, di solito è facile trovare un'aiuola, un tombino, un posto dove poterlo svuotare. Io ho sempre dietro 7000 borracce d'acqua per bere, quindi poi ci rovescio dentro un goccino d'acqua, lo sciacquo e lo svuoto. Tadan! Olga che mi chiede: quando hai tolto il pannolino di notte agli altri due? Anche noi Elimination Communication è spannolinata di giorno a 16 mesi. Bravissima Olga. Figlio 1 spannolinato giorno e notte a 18 mesi. Figlia 2 spannolinata giorno e notte a 14 mesi. Figlia 3 compie 18 mesi tra pochi giorni, direi spannolinata di giorno, ancora qualche notte di prova per prendere coraggio e poi le toglierò il pannolino anche di notte. Quindi per me sono sempre stati fatti insieme, ma perché, come vi ho detto prima, ho visto una serie consecutiva di pannolini asciutti al risveglio del mattino. Sara mi chiede: cosa usi per cercare di limitare i danni senza pannolino? Allora, sicuramente via tutti i tappeti da casa. Questo, in questa casa non tanto, però nella casa precedente, dove avevo fatto i primi due spannolinamenti, avevo un sacco di tappeti per terra e semplicemente li ho tolti. Per quelle settimane lì li ho tolti di mezzo, così le pipì per terra erano fatte sulle piastrelle e insomma basta dare una passata e sei a posto. In questo chiaramente il clima influisce, per questo anche so che è un argomento caldo adesso lo spannolinamento, perché arriva il caldo e quindi ci si è più invogliati, perché è inutile nascondersi dietro un dito. È ovvio che spannolinare quando fa freddo è molto più difficile, perché non puoi lasciare il bambino nudo, lo devi vestire e ogni volta che fa la pipì devi cambiare tutti i vestiti. Per cui diciamo che la risposta in breve è questa: non uso niente di particolare, semplicemente mi armo di tanta pazienza, qualche straccio e un rotolo di Scottex, che in queste occasioni serve proprio. Tutto qua. Ah, non è vero, non tutto qua. Cosa che faccio fondamentale è: in macchina metto una mussola tanto tanto ripiegata, quindi bella alta, sul seggiolino della macchina per fare da fondo, perché se succede un incidente lì almeno il seggiolino non si imbeve proprio. Anche in questa avventura i miei alleati per la pulizia sono sicuramente i prodotti di Everdrop, che mi accompagnano ormai da diversi anni nelle pulizie di casa. Sono dei prodotti rivoluzionari, più sostenibili rispetto all'alternativa che si trova normalmente nei supermercati e che ci aiutano ad avere una casa splendente e pulitissima rispettando il pianeta. Nello specifico sto utilizzando tantissimo il detergente multiuso, questo,
e anche quello bagno, mentre invece per la cucina utilizzo sempre questo, che è il detergente forte cucina, che è un ottimo sgrassatore. In abbinato con delle spugne in fibra naturale o degli stracci fatti con ritagli di vecchi tessuti, ecco che il mio kit pulizia e spannolinamento è completo. Ma perché Everdrop è così rivoluzionario? Perché i suoi prodotti, oltre ad essere composti con ingredienti facilmente biodegradabili, sono anche prodotti che non utilizzano un packaging monouso. Cioè, quando questo spray finisce, io non butto via la confezione, io lo ricarico con la bustina in polvere di Everdrop, a cui si aggiunge l'acqua in casa, adesso vi faccio vedere come, e in questo modo si risparmia tantissimo a livello di packaging e anche di emissioni prodotte durante il trasporto, perché immaginate la differenza tra il dover trasportare 1000 bottigliette di spray che poi vengono buttate via e invece il trasportare 1000 bustine di carta piccolissime, leggerissime, sottilissime, che contengono il prodotto in formato polvere. Queste sono le bustine che contengono i prodotti di Everdrop, nello specifico questa è la ricarica per lo spray bagno. Come vedete la busta è piccola, è sottile, questo è il prodotto all'interno che è una polvere e basta inserire la polvere nel contenitore, aggiungere l'acqua per ottenere lo spray detergente. Tutti i prodotti di Everdrop hanno delle profumazioni veramente delicate. Questa è un'altra cosa che io amo di Everdrop. Non ha quei profumi chimici fortissimi che veramente invadono l'ambiente dei classici detergenti da supermercato, che io ormai non riesco più a sopportare. Mi fanno venire mal di testa perché sono abituata completamente alle profumazioni delicate e piacevoli dei prodotti di Everdrop. Potete vedere che tutti i prodotti sono vegani e sono certificati e che le bustine sono adatte alla raccolta differenziata. Questo poi dipende dai comuni, in alcuni li butterete nella carta, nell'altri li butterete nell'umido. E poi io amo tantissimo anche tutto ciò che è prodotti per la pelle e per i capelli. Adesso è uscita addirittura una nuova linea. Già io adoravo i prodotti di prima, questi sono ancora più pazzeschi. Se non avete mai provato lo shampoo solido di Everdrop, io vi consiglio di fare un acquisto perché è strepitoso. Se volete provare i prodotti di Everdrop, io ho un codice sconto speciale da lasciarvi, anzi per oggi ne ho addirittura due. Con il codice VEGAMAMA20 avete lo sconto del 20% su tutti gli starter kit e i kit risparmio, mentre invece con il codice VEGAMAMA10 avete lo sconto del 10% su tutti gli abbonamenti e anche sulle ricariche. Vi lascio il link diretto qui sotto in descrizione, se non conoscete ancora Everdrop andate a scoprirlo e se invece lo conoscete approfittate dello sconto per fare scorta. Ti avvisano loro in modo chiaro e inconfondibile o devi sempre stare attenta tu ai segnali? Dipende dall'età. L'elimination communication si basa proprio su un principio di comunicazione e quindi diciamo che quando il bambino inizia a dire le prime paroline è facile che una di queste parole sia per segnalare il fatto che deve andare in bagno, che ha bisogno di scaricarsi. Nello specifico, per esempio, la mia piccola ha imparato a dire cacca, dice cacca per tutto, cioè per lei cacca è il suo sinonimo di devo andare in bagno, lo dice anche per la pipì, ma funziona molto bene. Ci avvisa in maniera chiara. Ogni tanto è chiaro che dicendo poche paroline tutti i suoni un po' si somigliano, quindi ogni tanto tatta tatta tutta tacca cababa sembra tutto uguale, per cui capita che io fraintenda e che le proponga al bagno quando non ci deve andare, però difficilmente succede il contrario, e cioè che la faccia senza avermi avvisato prima. In cosa consiste elimination communication? Chiedo dalle basi. Allora, la base è la comunicazione, quindi creare una relazione tra caregiver e bambino piccolo sul tema dell'evacuazione, dello scaricarsi, del fare i bisogni. Per fare un parallelo, secondo me molto facile da capire, lo possiamo fare con l'alimentazione. Il bambino, già da quando nasce, ha bisogno di mangiare e di nutrirsi. Ce lo dice? Dice mamma ho fame? No. Dà dei segnali, indica il fatto di avere fame e noi provvediamo dandogli da mangiare. Ci capiamo sempre? No, ogni tanto gli offriamo da mangiare anche quando invece magari aveva caldo o aveva sonno. Però ci proviamo e creiamo la nostra relazione su questo e mano a mano ci capiamo sempre di più. L'elimination communication è la stessa identica cosa, però fatta sul fare la pipì e sul fare la cacca. Quindi il mettere il pannolino visto in un'ottica di elimination communication è come se noi mettessimo un biberon a mo' di abbeveratoio per criceti nella culla
sempre attaccato al bambino, in cui il bambino quando ha fame semplicemente ciuccia e si nutre e noi non dobbiamo più ascoltare le sue richieste per soddisfare questo bisogno. Il pannolino fa questo, noi lo mettiamo su e non ci occupiamo più di rispondere al bisogno del bambino di scaricarsi, perché l'abbiamo tappato e occultato con il pannolino. Mi raccomando, non c'è giudizio in questo, io sto solo cercando di spiegare come funziona l'elimination communication facendo un parallelo che tutti i genitori possono comprendere, perché dell'alimentazione, qualsiasi tipo di alimentazione abbiate scelto, ce ne siamo occupati tutti. Facendo un altro parallelo, possiamo pensare agli animali. Comunque noi in qualche modo siamo appartenenti alla specie animale, siamo dei mammiferi. Pensiamo a tutti gli altri animali che cosa fanno. I cuccioli non amano sporcarsi e dormire nei loro escrementi, anzi, appena sono in grado, appena riescono a muoversi e a camminare, si spostano per farli in un luogo che sia lontano dalla cuccia, da dove dormono e da dove mangiano. È quello che ci aspettiamo anche quando prendiamo un cucciolo di cane, piccolissimo, noi ci aspettiamo che impari quantomeno a farla sui giornali. E per poi imparare a farla fuori di casa. Però ci stupirebbe un cucciolo di cane che la fa inconsapevolmente camminando in giro per casa. Allora, perché invece da un cucciolo di uomo ci aspettiamo che non sia minimamente in grado di controllare la situazione e che noi non siamo minimamente in grado di rispondere finché non si arriva a 2 anni e mezzo? Ecco, questo è il, diciamo, il principio su cui si basa l'elimination communication. Per entrare più nello specifico, io ti consiglio di andare a vedere i 2 video che ho su questo tema sul canale. Come triggeri nel bambino l'inizio dello spannolinamento? Allora, diciamo che nell'elimination communication è un percorso fluido, quindi non è che fino a ieri hai tenuto sul pannolino H24, da oggi non mettiamo più il pannolino. No, perché nell'elimination communication, anche se il pannolino lo usi, comunque lo togli costantemente per offrire la possibilità di scaricarsi nel vasino, nel lavandino o nel water. Quindi poi piano piano cominci a non rimetterlo subito dopo, perché tanto sai che se la pipì l'ha appena fatta non la farà ancora per tot tempo, quindi non lo rimetti subito, per cui il bambino passa dei periodi senza pannolino e diventa poi naturale piano piano allungare sempre di più questi periodi e a un certo punto toglierlo del tutto. Modi per aiutare il bambino invece a farla quando si trova sul vasino: ci sono delle cose che a me hanno aiutato tanto, soprattutto con le mie bambine femmine. Una è utilizzare un pochettino d'acqua e andare a bagnare la zona con uno schizzetto, una goccina d'acqua presa con la mano dal lavandino e fatta gocciolare così. La sensazione di sentirsi bagnate ho visto che aiutava molto a stimolare la pipì, così come il fatto di bere, quindi provare ad offrire un goccio d'acqua quando sono sul vasino, anche questo stimola tanto. E poi i classici dell'elimination communication sono associare dei suoni o delle parole, quindi al classico pipì, a ps, a cacca, creare appunto un'associazione tra il momento in cui si va in bagno e un suono, una parola, una situazione, che si mantengono costanti nel tempo e che quindi a un certo punto fungono anche da stimolo, perché io mi ricordo che quando sento quel suono lì devo controllare se per caso mi scappa la pipì e nel caso rilassarmi e lasciarla uscire. Qui mi ha fatto una notte bagnata e una notte asciutta. È normale all'inizio? Assolutamente sì, assolutamente sì. L'importante è, quando iniziano ad esserci delle notti asciutte, cercare di capire se si può andare avanti da lì. Perché purtroppo cosa succede? Che finché noi teniamo il pannolino di notte, quando lo troviamo bagnato al mattino, non sappiamo quando è successo quell'evento. Non sappiamo se la pipì l'ha fatta appena andato a dormire, nel mezzo della notte, appena sveglio. Quindi il mio consiglio è sempre quello di cercare di instaurare quanto prima una routine di pipì prima di andare a letto e pipì appena svegli. In questo modo è molto più facile che la notte possano rimanere asciutti. Quando poi c'è una serie consecutiva di pannolini asciutti, allora si può pensare di fare il passo successivo. Come iniziare? 19 mesi, quando fa o deve fare cacca lo dici, ok, vasino più pannolino, ma come fare senza? Devi prendere coraggio e toglierlo. Lo so che non è facile, perché comunque diamo per scontato che ci saranno degli incidenti e che quindi saranno dei giorni un po' incasinati rispetto alla nostra routine normale, però bisogna prendere il coraggio e toglierlo, anche perché se manchiamo queste finestre in cui ci rendiamo conto che sta succedendo qualcosa e che il bambino potrebbe essere pronto, poi la finestra rischia di chiudersi e magari non si riapre più per mesi, perché dopo il bambino quando cresce e si abitua tanto a questo pannolino diventa un oggetto di comfort che poi fa veramente fatica a lasciare, proprio perché
non è una necessità, ma diventa un'abitudine. Allora, anche se fa paura, anche se sappiamo che è uno sbattimento, prendiamo il coraggio e proviamo a togliere questo pannolino. Il mio piccolo di quasi 3 non riesce a dirmi che deve fare pipì, sto a 1000 lavaggi di pantaloni e mutande. Capisco che sia stressante, io l'unica cosa che farei è cercare di essere più propositiva io, perché se è vero che la pipì non si fa a comando, è anche vero che quando non si riesce a riconoscere lo stimolo, forse si ha bisogno di un aiuto dall'esterno. Quindi io mi metterei proprio dei timer per ricordarmi ogni, non so, 30 minuti di offrire il bagno, offrire il bagno, offrire il bagno, offrire il bagno, e vedere se questo aiuta. E ci dai 3 mesi, dai 6 cacca solo nel vasino, ma poi non so come insegnare la pipì, vorrei spannolinare in estate. Questo è molto simile a quello che a me è successo con il primo figlio, con cui non ho cominciato ecci proprio dal primo giorno della nascita, perché ero una neomamma, ero un po' spiazzata da tutto quello che stava succedendo, però sapevo che l'avrei voluto fare e ho iniziato nei primi 2 mesi di vita, non mi ricordo esattamente quando. E anche lui è un bambino che era regolare come un orologino con la cacca, e per cui a un certo punto ho cominciato a farla solo ed esclusivamente nel vasino. Avevamo preso un ritmo bellissimo e oltretutto per me, utilizzando i pannolini lavabili, era una pacchia, perché voleva dire che con lui non ho mai più dovuto pulire un pannolino sporco da dopo i 6 mesi di vita, quindi era fantastico. Pensiamo questo, quando si fa elimination communication soprattutto stiamo parlando di un percorso, di una comunicazione, di una relazione, non è un training, non è il potty training, non è io ti insegno ad andare in bagno, ma è io e te comunichiamo e insieme troviamo un modo per fare sì che lo spannolinamento accada. Per cui non pensare che gli devi insegnare a fare la pipì. Concentrati sulle pipì facili, soprattutto la prima del mattino, nel momento in cui la becchi, e enfatizza in maniera positiva l'accaduto. Cioè, wow, la pipì nel vasino, è proprio qui che si fa la pipì, questo è il posto della pipì. Piano piano parti da lì e crei un rinforzo positivo sulla pipì nel vasino e sul fatto che quello è il luogo adatto a fare la pipì. Mi raccomando, senza esagerare nell'altro senso, quindi quando succede l'incidente, la pipì per terra, ok, questa è una pipì per terra, invece il posto della pipì è nel vasino, questa la puliamo e la prossima volta la facciamo nel vasino. Noi iniziato questa settimana, yeah! Penso che saremo tantissimi genitori a spannolinare in questo periodo, dato l'arrivo del caldo. So che avrete sentito dire anche tante volte, non bisogna per forza spannolinare in estate, non è vero che arriva l'estate, bisogna togliere il pannolino, che capisco da dove arrivi questo messaggio. Certo, se il bambino non è pronto, se non è il momento, non è che perché fa caldo allora lo devo togliere, però è fuori di dubbio che sia più semplice spannolinare quando fa caldo, si usano meno vestiti, si è meno coperti, si può lasciare il bambino con il culetto al vento in giro per casa, non si usano le calze che poi vanno dentro nelle pozze di pipì e devo lavare tutto. È fuori di dubbio che sia più comodo con il caldo, ok? Non mentiamoci su questo. Come organizzarsi fuori? Per me, per fuori, fondamentale il vasino in macchina e anche da portarsi dietro eventualmente anche il riduttore portatile, con l'unico handicap che i riduttori portatili di solito non sono molto comodi perché sono pensati per dei bambini un po' grandicelli. Quindi se avete un bambino molto piccolo è difficile che riesca a stare seduto su un riduttore portatile, perché di solito sono piatti, mentre invece io, per esempio, quelli che uso a casa sono quelli a sella, che quindi contengono un po' il bambino e si riesce a mettere su seduto anche un bambino molto piccolo di 7, 8, 9 mesi. Poi nello zaino pannolini, invece dei pannolini, mettiamo tanti cambi, almeno 3 cambi completi di sotto, e anche una maglietta che non si sa mai, che se in posizioni strane magari si sporca anche la maglietta. Mussola assorbente per il seggiolino ed eventualmente anche per il passeggino, se usate il passeggino. E il pappagallo portatile di cui vi avevo parlato l'altra volta, soprattutto per i maschietti. Quando cominciare? In qualsiasi momento, subito, nel senso che con l'elimination communication io posso cominciare dal primo giorno di vita, e dal primo giorno di vita fino ai 18 mesi ha sempre senso cominciare l'elimination communication. Dopo i 18 mesi il bambino comincia ad aver preso già una consapevolezza e un'abitudine al pannolino, per cui è meglio affrontare la cosa più come uno spannolinamento tradizionale, magari fatto in maniera ovviamente dolce, rispettosa e di comunicazione, però non si può più tanto parlare di elimination communication dopo i 18 mesi. Spannolinata a 18 mesi, 2 anni e mezzo, tolto anche la notte, ma a volte bagna a letto.
sveglio per pipì? Difficile dare una risposta così senza conoscere la situazione, ovviamente anche io posso dare la mia esperienza, però in alcuni casi sì, potrebbe essere la soluzione giusta, soprattutto se questo fare la pipì a letto crea un malessere nei genitori che devono cambiare il letto, che diventano nervosi, nel bambino che si deve svegliare, magari si deve lavare, interrompe il sonno, diventa nervoso, allora meglio prima di andare a letto noi per esempio far fare la pipì al bambino semiaddormentato e poi rimetterlo a letto, solitamente non se ne accorgono quasi, e aspettare che questo momento passi, perché poi comunque a un certo punto passa. Se fossi io ti direi sì, meglio far fare la pipì svegliando di notte piuttosto che un continuo pipì a letto. Come passare dalle prove a casa a uscire senza pannolino? Con un atto di coraggio. Nel senso che a un certo punto ci devi provare, e non è che puoi pensare di non tenere il pannolino a casa per un mese prima di toglierlo anche fuori, anche perché secondo me questo creerebbe ancora più confusione nel bambino. Va bene, i primi giorni, la prima settimana lo mettiamo per uscire, però poi a un certo punto devo prendere coraggio e uscire senza. Con tutte le accortezze che vi ho detto quando ho risposto alla domanda precedente, magari anche considerando che, non so, la prima settimana di uscite senza pannolino faccio delle uscite brevi, non faccio cose troppo assurde, viaggi in macchina troppo lunghi, se è possibile cerco di dedicarmi a questo, considerando che comunque poi è una fase che passa e quando è finita ed il pannolino ce ne dimentichiamo. Per cui vale la pena, diciamo, dedicarsi a questo e organizzare un po' la nostra vita intorno a questo per quei giorni in cui ci stiamo occupando dello spannolinamento. Coraggio ed esci senza. Togli subito il pannolino anche la notte o gradualmente? Allora, per me spannolinamento di giorno e spannolinamento di notte sono due cose separate, però nella mia specifica esperienza hanno coinciso abbastanza nel tempo, quindi ho tolto, diciamo, nell'arco di un mese di giorno e di notte. Non ho mai fatto quell'esperienza di togliere di giorno e poi togliere di notte dopo un anno, però sono comunque due cose diverse, nel senso che per lo spannolinamento notturno io aspetto di vedere una serie consecutiva di pannolini asciutti di giorno, allora per me è il momento di togliere il pannolino la notte. Con la piccola non ho ancora provato, ma prenderò il coraggio a due mani nel giro di un paio di giorni, perché ormai sono diversi giorni che il pannolino è asciutto al mattino, per cui si tratta solo di prendere coraggio e toglierlo. Wow, quindi non è necessario che il bambino possa parlare e dirti sì o no? No, non è necessario, per l'elimination communication non è necessario, si usano i segnali, non c'è bisogno delle parole, addirittura per chi fa elimination communication integrale, diciamo, al 100%, esiste addirittura l'opzione di inserire il linguaggio dei segni, quindi ci sono genitori che insegnano al bambino un segnale fatto con la manina che significa devo andare in bagno, e in questo modo può comunicare la sua necessità anche senza dover parlare. Io personalmente non l'ho mai fatto, ma mi ha sempre molto affascinato anche questa opzione. Eci fin da subito, grazie a te, ma che bello. Ora 11 mesi, quando inizio a provare con il vasino? Inizia a provare con il vasino. Secondo me il vasino si può introdurre dal momento in cui il bambino sa stare seduto, quindi quando introduci il seggiolone puoi introdurre anche il vasino, 5, 6 mesi, 7 mesi, in quel range di età lì, perché no, certo, introducilo e così piano piano si abitua e inizia a far parte della vostra routine. Allora, dovendo mandare al nido, avrebbe comunque senso fare C a casa? Grazie. Secondo me sì. Nel senso che elimination communication, come io ho spiegato nei video dedicati, è un metodo che si può adattare a qualsiasi routine, a qualsiasi stile di vita. E ha sempre comunque senso, perché anche se magari fatto in una maniera super parziale, non porterà a uno spannolinamento particolarmente precoce, comunque dà al bambino la consapevolezza della sua fisiologia, di come funziona il suo corpo, e questo è impagabile. E quindi secondo me sì, ne vale sempre comunque la pena. Poi non è detto che il nido non sia collaborativo, magari è un nido piccolo dove le tate possono prestare molta attenzione ai bambini e magari tu inizi a fare il grosso del lavoro a casa e a un certo punto puoi dire anche all'asilo: guardate, il bambino quando dice quello che dice vuol dire che deve andare in bagno, potreste offrirgli il vasino per favore? Perché no? Come hai capito che potessi iniziare a provare?
Diciamo che con quest'ultima esperienza sono andata un po' anche sul ricordo delle passate, cioè io sapevo che non volevo superare i 18 mesi con il pannolino, avendo comunque fatto anche con lei Elimination Communication, sapevo che questo era possibile, per cui a un certo punto abbiamo iniziato a provarci in maniera molto graduale. Il punto con l'Elimination Communication è che non usi il pannolino H24 e poi un giorno dici ok, oggi lo togliamo e smetti di usarlo. È una cosa molto più graduale, lo togli, gli fai fare la pipì e non glielo rimetti per un'ora perché sai che non la rifarà subito, allora inizia a passare qualche ora senza in casa, poi comincia a beccare anche la pipì dopo, allora non lo rimetti per tutto il pomeriggio e piano piano si arriva a fare senza. Come passa il tempo sul vasino? Il mio 2 anni e mezzo pensa sia una perdita di tempo. Questo è molto comune nei bambini, soprattutto quelli un pochettino più granticelli, non hanno voglia di stare lì sul vasino. Quindi assolutamente cestino con i libri, con i giochi. E poi anche stare lì con loro e fare qualche gioco. Con i miei il gioco del vasino, del riduttore, è sempre stato in che mano è? Con oggetti random che si trovano in bagno, quello grandissimo intrattenimento da vasino. Qualsiasi tipo di questi giochi un po' vecchi a scuola, perché l'obiettivo è intrattenerlo, ma non distrarlo eccessivamente, perché comunque il bambino deve rimanere cosciente di quello che gli sta succedendo. Per cui vi direi assolutamente no schermi, no videogiochi, no cose che lo possano distrarre completamente, perché sennò sta seduto sul vasino come se fosse seduto sul divano, non la farà mai perché non è concentrato su se stesso in quel momento. Se usate gli audiolibri, anche quella potrebbe essere un'ottima idea, mettere su un audiolibro da ascoltare mentre si sta seduti sul vasino. Secondo te è fattibile anche senza aver fatto bene ECI, bimbo messo sul VC dai 6 mesi, ma non ogni giorno? Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché non c'è solo un modo per fare ECI, non c'è un modo per farla bene, un modo per farla male, c'è un modo che si adatta a come l'hai gestita tu. Quindi se hai comunque proposto il VC dai 6 mesi, vai serena che si può provare, si può fare. Magari se sai che per esempio vuoi provarci tra 1 mese, inizia a metterlo sul VC tutti i giorni. Può essere una buona idea lasciare direttamente senza pannolino con il caldo o bagnarsi può essere un trauma per loro? Allora, se hai fatto pannolino H24, poi toglierlo de botto può essere sì un trauma, dipende poi anche tanto dall'età. Quanto ha questo bambino? Se ha 2 anni e mezzo, magari non puoi togliere il pannolino senza dirgli niente, perché sicuramente non vorrà farsi la pipì addosso. Quindi bisogna parlarne e bisogna anche prepararlo alle eventualità che si faccia la pipì addosso e spiegargli che non succede niente di male, che è normale all'inizio e che in pochissimo tempo imparerà a farla nel vasino e questo non succederà più. Se invece stiamo parlando di un bambino piccolo piccolo, allora io non, penso che sussista meno questa preoccupazione perché fa tutto parte dell'esplorazione e della naturalezza delle cose. Sicuramente in questo i pannolini lavabili aiutano perché non dando quella sensazione di asciutto, extra asciutto del pannolino usa e getta, con il lavabile il bambino riconosce comunque la sensazione di bagnato, cioè lo sa che ha fatto la pipì anche se è sul pannolino e questo poi aiuta anche nel senso dello spannolinamento e dell'avere consapevolezza di come funziona il proprio corpo. Anche la mia ha quasi 18 mesi da un mesetto a casa senza pannolino, con la cacca però si sta stressando tanto, urla ed è spaventata, consigli? Allora, questo può succedere anche magari in seguito a, non so, un episodio di diarrea, gastroenterite oppure di stitichezza. Il bambino prova una sensazione spiacevole, va quando se la ricorda e quindi poi si stressa quando deve farla di nuovo. A me in questo ha aiutato tanto l'allattamento perché ho provato a offrire il seno mentre la bambina era sul vasino o sul riduttore, come diciamo una coccola per riuscire a stare in quel momento lì senza stress ma rilassata. E così l'abbiamo superato, l'ho aiutata e in poco tempo è passata questa cosa. Ok, questa era l'ultima domanda. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che ci siano state delle informazioni utili, che l'abbiate trovato interessante. In questo caso mi raccomando, mettete un like, scrivetemi nei commenti se avete altre domande, volete condividere la vostra esperienza. Noi ci vediamo tutti i giorni su tutte le mie piattaforme e qui su YouTube con un nuovo video ogni settimana. Ciao ciao!